Quando il romanzo sta per avviarsi alla conclusione, ma prima della fuga in barca verso la Svizzera, nel capitolo 34 Hemingway, nel suo tipico stile sintetico e denso, ci rivela forse il senso di un romanzo che prende avvio dalla morte e ad essa fa ritorno. Il mondo spezza tutti quanti, e poi molti sono forti nei punti spezzati, ma quelli che non spezza li uccide. Uccide imparzialmente i molto buoni e i molto gentili, e i molto coraggiosi. Se non siete fra questi potete essere certi che ucciderà anche voi, ma non avrà una particolare premura. La morte è la spettatrice privilegiata dello spettacolo della Prima Guerra Mondiale. Il fronte italiano che non sa avanzare, ma nel frattempo falcia vite a migliaia, come fossero un calcolato scotto da pagare per salvare l'onore della patria. La stucchevole retorica nazionalista e bellicista. I bordelli allestiti sul fronte in cui si prende la sifilide, ma di certo non si fa esperienza dell'amore, perché ci si può sentire tremendamente soli anche durante un amplesso. La precipitosa ritirata dopo la disfatta di Caporetto e le fucilazioni sommarie. Frederick Henry è il protagonista di Addio alle armi, un americano che combatte al fianco degli italiani sul fronte orientale. La prima guerra mondiale è una carneficina a cui i militari vanno incontro quasi consapevoli, un suicidio collettivo che Frederick comprende. Il suo sguardo è cinico ed empatico allo stesso tempo. Prova compassione per i propri commilitoni, come per due ragazzine sfollate che nella ritirata generale si ritrovano in mezzo ai militari in fuga, come agnellini tra i lupi. La compassione però non è mai melenza. Frederick sa in fondo qual è il significato profondo dell'esistenza. Se non lo sa consapevolmente, lo afferra in maniera diretta, intuitiva. La vita uccide e dire addio alle armi non è sufficiente a sfuggire alla morte. Frederick sperimenterà come prima o poi arriva un conto salato per tutti. Puoi evitare le mitragliatrici o le bombe austriache, ma non puoi evitare di dire addio a pezzi di vita che se ne vanno per sempre. Puoi dire addio alle armi, gettandoti in un fiume che ti trascini via, lontano dai doveri della divisa e dal rischio di una fucilazione immeritata, come molte di quelle che venivano eseguite durante il primo conflitto mondiale. Tuttavia, arms in inglese vuol dire anche braccia. Questo significa che si dovrà dire addio anche agli affetti, agli amori, a tutto ciò che di vitale sembrava compensare la brutalità mortifera del campo di battaglia. Quindi Frederick saluta le armi, ma non sfugge alla morte e, nonostante questo, la vita va avanti. I dolori, gli addii non sembrano in grado di sradicare l'attaccamento alla vita, una condanna forse anche peggiore della morte, perché ci si ritrova ad andare avanti, come per inerzia, e capire che il fiume dell'esistenza archivia tutto. La vita prosegue, e quasi non si cura di quanta sofferenza ha seminato. Chi rimane in vita lo dovrà fare a queste condizioni.